Salve a tutti e benvenuti al primo tutorial sull'interfaccia della stazione di Elite Dangerous Italia. Io sono Scure e vi guiderò alla scoperta delle voci del menu e spiegheremo le basi di questo menu, il menu della stazione per l'appunto. Altri tutorial verranno fatti in futuro per spiegare e approfondire le applicazioni pratiche dei vari menu. Cominciamo subito accedendo appunto a Starport Service. Vedrete nella prima schermata che nella parte sinistra vi verranno indicate il nome della stazione, la fazione che la comanda, in questo caso Barbera Crew, se avremo un controllo da parte di un superpower, in questo caso Archon Delayne, e il vostro balance, cioè i vostri crediti, il vostro portafoglio. Andiamo a scoprire la prima voce attiva. Commodities Market vi permette di commerciare, quindi vendere e comprare dal menu della stazione apposito. Avrete sulla sinistra Buy and Sell, quindi potrete selezionare se vendere o comprare, quindi Buy, comprare, Sell, vendere. Potrete comparare i vari prezzi della merce che viene venduta e potete applicare dei filtri, quindi sono vari, presente in cargo, alta domanda, alto stock, required by a mission significa richiesto da una missione, i rare goods sono le merci rare e avanti così, tutte le categorie di materiali. Avrete nella parte centrale tutte le merci in commercio nella stazione, se vorrete vendere naturalmente verranno visualizzate quelle che richiede la stazione e i loro prezzi di sulla domanda e sul prezzo di vendita e vi verrà mostrato una media galattica del prezzo. Sulla parte a fianco, quindi la parte più a destra, vi verranno anche mostrate le stazioni limitrofe più vicine dove potrete vendere a un prezzo superiore rispetto alla stazione in cui siete o inferiore. Nella schermata Bui la cosa si ripete e anche qui potrete andare a vedere se la determinata merce, ad esempio prendiamo Survival Equipment, potrete venderlo o comprarlo a prezzi inferiori o superiori rispetto a quello che vi viene proposto dalla stazione. La seconda voce vi riporta alla Mission Board. La Mission Board è semplicemente un'interfaccia che vi proporrà delle missioni da parte delle varie fazioni che abitano all'interno della stazione stessa. Come vedete, qui nel territorio di Archon Delayne, la maggior parte delle corporazioni presenti sono tutte indipendenti, mentre è presente una corporazione, e lo vedete dal piccolo simbolo qui, che è a allineamento imperiale. Quindi, se noi andremo a fare una missione, ad esempio, per la Barbera Crew, che è una fazione indipendente, il nostro rank imperiale o federale non verrà alzato. Verrà alzato solo la reputazione verso la corporazione e l'influenza sul sistema della stessa corporazione. Se invece sceglieremo una fazione, una minor faction, diciamo, a allineamento imperiale o federale, oltre ad avere delle ricompense di reputazione e di influenza per quella corporazione, vi verrà aumentato leggermente anche il rank rispetto all'allineamento che ha questa corporazione, in questo caso, come dicevamo prima, imperiale. Andiamo a vedere un attimo le missioni che possono essere assegnate dalle varie player faction o minor faction, a dir si voglia. Allora, ad esempio, abbiamo delle missioni di scambio. Quindi prendere le commodities, le merci da una parte e portarle qui. Abbiamo anche delle letture dati, in questo caso per l'espansione, perché c'è un'espansione in atto. Quindi andare a scansionare un radiofaro sulla superficie di un pianeta, tornare e riconsegnare i dati. Possiamo anche salvare delle merci, in questo caso degli encrypted data, quindi dei dati cifrati, e
Possiamo anche portare dei dati da questa stazione a un'altra stazione, in questo caso Gliese 8671. Possiamo anche uccidere un terrorista. Possiamo anche atterrare su un pianeta e recuperare, ad esempio, 4 in questo caso strutture regulator, che sono dei canister, dei bidoni con all'interno la merce, e riportarli sempre qui. I simboli che vedete qui bianchi a fianco della descrizione base della missione significano che la missione è sulla superficie di un pianeta o in orbita sulla superficie di un pianeta. All'interno delle varie missioni, cliccando sulla barra, vi verrà aperto i dettagli, quindi vi verrà spiegato cosa dovete fare, vi verranno dati dei suggerimenti, in questo caso attenzione perché delle navi ostili saranno mandate contro di voi, quindi ci sarà da sparare. Vi verrà spiegato come andare a cercare il vostro target, la vostra destinazione, quindi scansionare il nav beacon oppure il full system scanner per trovare il bersaglio. E vi verrà anche detto di avere abbastanza cargo per caricare la merce che dovete trovare. Sotto vi verranno appunto assegnate le ricompense che potrete scegliere tra tre opzioni, quindi soldi, più più reputation, più più influence, oppure della merce che dopo dovrete vendere, con, come vedete, un piccolo abbassamento del valore nella ricompensa, sempre più più reputation, più più influence, oppure potete scegliere di avere molta influenza, quindi andare a toccare la leadership della fazione in esame, in questo caso Barbera Crew, verrà aumentata l'influenza sul sistema, vi verrà abbassato di molto il compenso in crediti e la reputation verso sempre la Barbera Crew resterà a più più come le altre due missioni. Sotto vi verrà indicata il sistema di destinazione e le informazioni addizionali, cioè cosa dovrete raccogliere, quanti bidoni dovrete raccoglierne, quanto tempo avrete e contro chi questa missione sarà. In questo caso la Corapin Jet Family. Quindi i bidoni saranno di proprietà di questa Corapin Jet Family e dovrete portarli comunque a Barbera. Li starete, non dico praticamente rubando, perché è una missione di storage salvage, quindi dovrete recuperarli, però vi verrà mandato contro sicuramente delle navi che sono allineate con la Corapin Jet Family per impedirvi di fare e di portare a termine la missione. Torniamo indietro e, come dicevamo prima, vi verranno spiegate meglio in altri tutorial le missioni nel particolare. Adesso andiamo sulla Passenger Lounge, che è in pratica l'assegnazione delle missioni che richiedono il trasporto di passeggeri. In questo caso siamo a bordo di un Sidewinder, per cui la maggior parte delle missioni non mi verranno assegnate in nessuna maniera perché non ho a bordo delle cabine passeggeri. Se voi avrete a bordo delle cabine passeggeri, avrete abbastanza reputation con la fazione, avrete la possibilità di caricarle, questi passeggeri, e di portarli a destinazione. Le missioni di passeggeri sono di due tipi: le VIP, che sono contrassegnate da questa piccola coroncina vicino alla valigia, e le Passenger Mission Standard. Solitamente le Passenger Mission VIP, se hanno come questa degli altri compensi, significa che dovrete fare molta più strada, dovrete saltare molto di più, quindi dovrete avere una nave che sia equipaggiata almeno con un fuel scoop e con preferibilmente un guardian module per avere molta più capacità di jump. Andiamo a vederne una. Allora, in questo caso vi verranno spiegate le varie opzioni della missione nella parte superiore e vi verrà descritto il profilo del passeggero. Quindi attenzione perché in certi casi il passeggero può essere ricercato,
può avere delle richieste particolari. Può essere, ad esempio, come in questo caso, un high value target, quindi un bersaglio di altro profilo, per cui è abbastanza probabile che vengano mandate contro delle navi di fazioni avversarie per abbattermi. In questo caso, effettivamente, è un CEO, quindi è un capo di una corporazione, che però vuole fare un giro e andare a vedersi queste località turistiche. Vi verrà come nelle missioni standard assegnata tre opzioni di scelta sulle ricompense. Vi verranno indicati i vari sistemi che dovrete andare a visitare. Questi siamo 72 light year, 121 light year, 128 light year. E sotto ancora vi verranno fatti vedere i siti che dovrete andare a visitare. Per cui qua abbiamo due locazioni geologiche, i gas vents, che sono dei geyser di gas. Ne sotto abbiamo dei lava spouts, quindi sono delle pozze di lava. E a Gran Gripa avremo un visitor beacon, quindi dovrete targettarlo, metterlo in target e scansionarlo. Vi viene indicato anche che tipologia di cabina vi serve per farlo, quante persone dovete caricare e quanto tempo avete per portare a termine la missione. Bene o male, tutte le missioni passeggeri hanno questa conformazione qua. Chiudiamo anche questa finestra e andiamo in contacts. Ogni stazione ha dei contatti differenti. In questo caso siamo nei territori di Arkon Delaine, quindi avremo anche come standard sempre un black market all'interno delle stazioni, perché Arkon Delaine, il suo superpower, permette di avere il black market in praticamente tutte le stazioni allineate con i micropower delle player minor faction o delle minor faction. In ogni caso, di base, tutte hanno un authority contact, tutte hanno un combat bond contact e solitamente hanno anche un search and rescue contact. Per le stazioni che sono all'interno dei territori di superpower troverete sempre anche un power contact che vi permetterà o di fortificare il sistema o di consegnare delle merci per prepararlo, ad esempio. Andiamo a vedere velocemente comunque le finestre. Authority Contact vi serve per pagare le multe che avete preso all'interno del sistema o da quella stazione, vi permette di ritirare le bounties, quindi le taglie, eventualmente i trade dividends se avete commerciato con una wing. Quindi vi verrà data una percentuale sul guadagno se il vostro compagno ha venduto della merce. Le Intel Package sono il ritiro dei dati che trovate facendo le missioni di scansione solitamente. In questo caso avremo degli introiti se abbiamo dei dati presi da stazioni imperiali, perché qua c'è una stazione imperiale di base, per cui potremmo ritirare le nostre ricompense. In più c'è il Codex Discoveries, quindi se voi scoprite personalmente qualcosa di nuovo, potete ritirare qua direttamente la vostra ricompensa, solitamente 25.000-50.000 crediti. Nel Combat Bond Contact invece potrete ritirare per l'appunto i Combat Bond che di solito vengono dati quando abbattete delle navi nemiche della stazione, o meglio, della fazione che comanda la stazione, se fosse in guerra, ad esempio, o in civil war. Andiamo poi sotto in Interstellar Factor. In questa schermata vi viene permesso di pagare o di incassare le bounty. Quindi qui, se avete delle multe e avete, come vedete qua, zero notoriety, potete ripulirvi dalle taglie anche se la taglia vi è stata assegnata da un altro sistema, senza rischiare di dover andare in prigione. Mercenary Facilities, anche qui potete ritirare dei bond da
incassati in un altro sistema. Quindi, se voi avete abbattuto delle navi che avevano legate a sé dei combat bond, quindi guerre, tagli, eccetera, potete ritirarli qui anche se non siete nel sistema che ve li ha assegnati. Il black market, il mercato nero, vi permette di vendere merce rubata oppure non legale in quel sistema. Attenzione perché quando voi venderete nel black market del materiale andrà a danneggiare la fazione principale. Per cui se voi avete un black market nella vostra stazione dove avete il vostro squadron, non vendete delle merci al mercato nero perché altrimenti andrete a danneggiare la vostra fazione, se comanda la stazione naturalmente. Power Contact, in questo caso siamo ad Arawir, per cui qua potete, come me, ritirare il vostro salario settimanale. Io sono con Delane, però potete essere con qualsiasi altro superpower livello 5. E mi viene assegnata una paga settimanale di 50 milioni alla settimana. Dovete avere 10.000 meriti alla fine del ciclo di Power Play per ritirare queste tipologie di paga. E la ritiriamo. Qui, ad esempio, io ho appena combattuto, diciamo, per Archon Delane su un sistema che è di Yuri Grom, per cui incasserò anche i voucher del Power Play. Facciamolo così vi faccio vedere cosa succede. Ho guadagnato 5.520 meriti, quindi sono un totale di 10.462 meriti, quindi resterò sempre a livello 5 del superpower. E ho guadagnato il guadagno veramente minimo per questa tipologia di guadagno meriti, 551.000 crediti. Ora che abbiamo ritirato tutto, vi faccio vedere il resto. Per la Kumo Crew, quindi per Archon Delane, per fortificare il sistema bisogna trasportare degli schiavi marchiati al sistema madre che è Arma. Per fortificare Arawir, quindi qua come vedete abbiamo già completato la fortificazione del sistema e quindi non potrà essere invaso o comunque underminato, si dice in gergo. Quindi non potranno essere messi dei meriti da parte di fazioni avversarie per appropriarsi del sistema, in parole povere. Ma andremo più avanti a fare delle altre guide dove vi spiegheremo esattamente il funzionamento del Power Play. È possibile anche portare dei contraband package per preparare dei sistemi per espandersi, oppure possiamo portare dei vouchers di Archon Delane, in questo caso no, per prendere il controllo del sistema. Il sistema è già sotto controllo di Archon Delane, per cui questo non possiamo farlo. Sotto Underman Yuri Grom abbiamo appena ritirato i meriti guadagnati, per cui appare che non ne abbiamo più. Torniamo indietro e andiamo su Search and Rescue Contact, dove potete consegnare eventuali componenti che avete trovato senza naturalmente averli trovati in una missione, quelli dovrete consegnarli nella finestra missione, per guadagnare anche qui dei crediti. La maggior parte delle stazioni non possiedono un material trader, questa però nello specifico sì. Quindi andiamo a vedere quando voi cliccate su material trader vi si aprirà la finestra con tutti i vostri componenti che potrete scambiare per ottenere componenti di qualità superiore oppure all'incontrario, scambiare componenti di qualità superiore per componenti di qualità inferiore, se dovessero mancarvi. Faccio vedere come funziona. Cliccate sul componente che volete guadagnare, cliccate sul componente che volete scambiare e decidete quanti componenti scambiare con
il materiale superiore. Come vedete, del materiale inferiore me ne servono 6 per farne un pezzo. Confermo e, come vedete, abbiamo 92 eTveins in questo caso. Anche qui i material trade sono di tre tipi, in questo caso è manufactured, poi c'è il data e poi c'è il raw material. I raw material sono i materiali che trovate per esempio sui pianeti, quando distruggete le rocce vi vengono fuori più componenti tipo lo zinco, il sulfuro, il fosforo, il ferro, il carbone, eccetera, eccetera. Usciamo da qui ora e andiamo a vederci le altre finestre. Universal Cartographic vi serve per consegnare i vostri dati di navigazione. In questo caso abbiamo scansionato un sistema nel ritorno, abbiamo 99.000 crediti e come vedete abbiamo fatto delle scansioni di superficie dettagliate dei soli. In questo caso lo fa sempre perché quando voi arrivate in un sistema fa la scansione del sole vicino a cui uscite dal jump, e le altre sono a zero perché non ho effettuato la scansione dettagliata. In ogni caso, io vendo tutta la pagina e incasso i miei 99.000 crediti. Usciamo da qui e arriviamo in CryoLunge. CryoLunge vi permette di, in questo caso abbiamo un sidewinder, quindi non possiamo far salire il nostro pilota. Potete appunto selezionarlo per far guidare i fighter, quindi i caccia della nave. Il mio pilota l'ho preso da livello Hornless e l'ho tirato su fino ad Elite. Come vedete, tirandolo su manualmente vi chiede solo il 10%. Poi ci sono diverse scuole di pensiero. C'è chi li noleggia, diciamo, li assolda per un periodo di tempo limitato e poi li congeda prima di incassare per evitare di avere la paga da consegnargli in pratica. E io preferisco avere il mio pilota Elite perché la differenza è veramente abissale tra un pilota Elite e un pilota harness, per esempio. La capacità di guida, la capacità di danno è veramente molto più espansa su un pilota elite che su un pilota harness. Il pilota harness ve lo batteranno in 20 secondi, il pilota elite è abbastanza difficile che ve lo abbattano, dopo dipende anche su che fighter è salito. Però per l'appunto io ho questa preferenza qua. Voi potete fare come volete, potete assoldarli solo per una missione e congedarli prima che vi chiedano dei soldi. Usciamo da qui e adesso passiamo sulla finestra centrale. La finestra centrale vi permetterà in primis di vedere la fazione principale, una piccola descrizione della stessa, e poi sotto nel menu a scorrimento vi verranno mostrati, partendo dall'alto, la Galnet, dove potrete leggere o ascoltare in forma audio le notizie, quindi potrete leggere direttamente, non so, in questo caso il l'update orario del PowerPlay, i report sulle attività Targoid. E poi le varie notizie, se hanno questa piccola icona qua con l'altoparlante stilizzato, potrete anche ascoltarle in inglese, naturalmente. Usciamo da qui e per il resto, come vedete, qui verranno indicate i vari status delle varie fazioni che sono all'interno della stazione. Per esempio, apriamo Arawera Empire League Faction. In questo caso mi dice che hanno un'influenza dell'11,2% sul sistema, sono felici e non ha niente altro da segnalare. Stessa cosa più o meno per le altre. Se noi andiamo sulla mia PMF, sulla Player Minor Faction, vedremo che ci sono molte informazioni perché è una Minor Faction attiva, naturalmente, essendo tenuta da player. Abbiamo un'influenza del 68,3%, siamo felici, abbiamo appena vinto delle elezioni contro i Worker of Rusalku, a Rusalku, e abbiamo guadagnato una stazione.
Ci sono delle lezioni che stanno avendo luogo in Xingara e ci stiamo preparando per una guerra con i duchi di Radimix. Oltre a questo, in fondo, come vedete, abbiamo un'espansione che sta prendendo piede a Queqi, che è un sistema qui vicino. In fondo avrete delle notizie aggiuntive, come i best seller, cioè le merci vendute meglio nella stazione, in questo caso Void Opal. Avremo un crime report che vi segnerà quante bounty sono state assegnate, e qui stiamo parlando di giocatori. Abbiamo le 5 maggiori bounty assegnate, come vedete. 4.500 per piccoli crimini oppure per aver sbattuto contro la stazione o aver impedito di uscire alle altre navi, eccetera, eccetera. Quindi è poca, veramente poca roba. Andiamo in fondo ancora. Queste invece abbiamo delle taglie molto corpose, che sono solitamente assegnate perché questi giocatori sono venuti in questo sistema a fare del power play. Vediamo, sì, benissimo. Abbiamo delle rare news che ci dicono che nessuno ha fatto power play in questo caso, e abbiamo anche il traffic report. Traffic Report vi segna nelle ultime 24 ore chi è passato, inteso come navi, nel sistema, per cui vi dà la misura di quanto si è trafficato un sistema. Qua sono 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10 navi in 24 ore, quindi è poco trafficato. Passiamo ora alla colonna all'estremità destra. Holo Me vi servirà per personalizzare il vostro commander. Quindi vi verrà fatto vedere il vostro commander nella cabina di pilotaggio della nave. Come vedete, quella del Sidewinder è leggermente buggata perché è fuso all'altezza dei piedi nel pavimento. Vi verrà data la possibilità comunque di cambiare il corpo, il viso, vedere tutti i particolari del vostro commander. Cambiare i capelli, la faccia, la forma della testa, gli accessori, quindi le varie patch sui vestiti. Vi verranno date anche delle opzioni sugli occhiali. Se li avete acquistati, ricordatevi che ci sono dei pack gratis sul front store che potete scaricare direttamente. E dopo potete anche mettere il colore degli occhi, la forma degli occhi, delle labbra, del mento, degli zigomi, eccetera. Quindi potete personalizzarlo veramente al 100%. Torniamo nella schermata principale, quindi andiamo di nuovo in pannello stazione. Livery serve per personalizzare la vostra nave, quindi se voi avete dei ship kit o delle paint job come queste, no? Potete cambiarle tranquillamente sulla vostra nave e poi dare conferma. Queste che vedete in azzurro sono ancora da acquistare, quindi potete prenderle tramite il Frontier Store, oppure nel mio caso avevo acquistato un Commander Pack, per cui nel Sidewinder è possibile inserire un paint job base del tipo Vibrant. Potete cambiare il nome della nave, potete cambiare l'ID della nave, potete mettere il nameplate se l'avete acquistato, il decal che ce ne sono parecchie, da quello di Community Gold, diciamo, a quello guadagnato tramite i vari rank, quindi il combat, il trade, l'exploration, oppure c'è anche la possibilità di montare il triple elite, come nel mio caso, se avete raggiunto il grado elite in tutte e tre le specializzazioni. Mettiamo qua, tanto per farvi vedere cosa succede.
Gli spoiler e le parti aggiuntive della nave possono essere anche qui scelte nella sezione apposita per personalizzare la vostra nave. Come vedete, il Sidewinder è anche completo di questo. Potete inserire il weapon detailing e l'in-kind detailing se avete acquistato i colori. Nel mio caso ho il rosso e il blu, quindi metto il blu per farvi vedere cosa succede. Ecco qua, i motori e le armi sono blu ora. Oppure se avete acquistato qualcosa per personalizzare il vostro cruscotto, nel dashboard potete inserirli. Ad esempio, mettiamo il nostro teschio metallico. Ok? Perfetto. Usciamo da qui. Nella sezione sotto, il Quick Maintenance, potete fare il pieno con Refuel All. Repair All ripara tutti i danni della nave sia nei moduli che nello scafo. Restock All vi permette di riempire i nuovi caricatori delle armi, i magazzini delle armi. Il Remote Workshop vi appare quando avete degli ingegneri a cui avete assegnato un PIN, quindi se voi scegliete una blueprint, un progetto di modifica sulle armi o su qualsiasi altra cosa, potete fare la modifica lontani anche dall'officina dell'ingegnere. Nella stazione dove siete, ricordatevi sempre che in questo caso non vi sarà permesso di applicare gli effetti secondari, quelli sperimentali, ma solo gli effetti standard. Nel mio caso, io ho queste opzioni, quindi potrei modificare i sensori, power plant, no? Ma non lo faremo ora perché andremo a spiegarli più avanti. L'outfitting vi permette di montare le armi o i componenti della vostra nave e cambiarli. Shipyard invece ha tre funzioni differenti: la shipyard vera e propria, quindi il negozio di navi all'interno della stazione dove potrete andare a comprare il modello di nave che più vi piace. La storage ship che vi permette di vedere il vostro hangar personale, le vostre navi, oppure lo ship transfer che vi permette di trasferire in questa stazione dove siete al momento delle navi che sono in altre stazioni. Advanced maintenance invece vi permetterà di riparare modulo per modulo la nave, oppure di riparare la ship integrity, quindi lo scafo, l'hull. La restock vi permetterà di appunto mettere delle munizioni arma per arma, oppure di comprare i limpet se avete un'unità limpet di controllo. E il Fuel Store, come dice la voce stessa, vi permetterà di fare il pieno. Diciamo che abbiamo quindi spiegato le voci base di questo menu, per cui vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial. Ricordatevi che su EliteDangerousItalia.it troverete tutte le nostre guide di approfondimento e sui nostri social, quindi Facebook, Twitter e Instagram, che vedrete nella descrizione del video qui sotto, possono essere utilizzati per vedere quando pubblichiamo gli articoli, le guide, eccetera, eccetera. Per ora vi saluto, è tutto dal vostro Scure e buona giornata a tutti e buon volo.